Vorrei almeno sapere chi sono. E dopo che lo sai, com'è qualcosa? Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo di una delle protagoniste dell'ultimo bellissimo film di Paolo Verzì, La pazza gioia. Michela Ramazzotti, classe 1979, è romana, ha esordito a 13 anni nei fotoromanzi, dopo aver mandato una sua foto ad un giornale. A 17 anni fa la comparsa nel film La via degli angeli di Pupi Avati, oltre ad altre importanti produzioni del piccolo schermo, però sempre più o meno come comparsa o figurante. Il suo primo ruolo significativo è Zora, nell'esordio cinematografico dei Manetti Bros, Zora la vampira, divertente commedia horror con Carlo Verdone. Finché viene notata da Virzì, nel 2008 la fa recitare nel film Tutta la vita davanti nel ruolo di Sonia. Questo ruolo le porta il vero successo e il vero amore, a quanto pare, perché proprio durante le riprese nasce la sua relazione con Virzì, con cui è tutt'oggi sposata. Vince numerosi premi, tra cui il Davide Nastro d'Argento come migliore attrice protagonista per La prima cosa bella, sempre di Virzì, e il Nastro d'Argento per Posti in piedi in paradiso e Il cuore grande delle ragazze. Il nome del figlio è La pazza gioia, appunto. Allora, che ne pensate di Michaela? Vi piace? Qual è la vostra attrice italiana preferita di sempre? Fatemelo sapere nei commenti sotto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao da Valeria!